l'acqua e si trovava nel mare. Il mare era il suo elemento naturale, ma all'acqua avvenne voglia di salire nell'aria. Allora ragazzi, domani mattina alle 10 io sono qui e recito Il codice del volo, uno spettacolo che racconta la vita di Leonardo, gli errori di Leonardo, una macchina incredibile che inventò Leonardo nel 1500 per far volare gli uomini, e delle cose divertentissime, tutte vere. C'è solo una cosa non vera che racconto in questo spettacolo, ma non ve la dico, venite a vedere lo spettacolo e poi ne discutiamo insieme. Prova a prendere l'aria. Tommasino, ma come prendere l'aria? Come si fa a prendere l'aria? E che la vuoi pia, corretino, come le farfalle? Chiappala con le mani, no? E può sembrare folle, come sono sembrati folli tutti i grandi geni, no? I grandi scienziati che hanno detto, ah, guardate che questo non è così, ma è colà, la Terra non è piatta ma è tonda, poi adesso si stanno reinventando che è piatta, però non sono scienziati per fortuna. E la macchina del volo poi ha un'altra caratteristica, è un grande fallimento di Leonardo, perché Leonardo non è che ha vinto quella scommessa, l'ha persa, perché Tommaso, il suo assistente, quando provò la macchina cadde e Leonardo non lavorò più sui progetti di macchina per volare, quindi qualcosa di brutto deve essere successo. Ma il fallimento è anche un altro elemento importante per la vita dei grandi geni, dei grandi scienziati, cioè il fatto che l'errore non è visto come una sconfitta, ma è visto come uno stimolo a comprendere le cose. Era un progetto particolare di una città, per cui aveva un sistema idraulico tale per cui si tirava una corda e la città si lavava da sola, tipo gabinetto gigante. La parola crisi in giapponese si scrive con due ideogrammi. Uno indica qualcosa che ha a che fare con l'ostacolo e l'altro indica qualcosa che ha a che fare con l'opportunità, no? Quindi un momento, un errore non è nient'altro che un qualcosa che ti sta mostrando un grande cambiamento. No? E quindi tu, se superi l'errore, fai il grande cambiamento. Se pensi che quell'errore sia lì per dirti, ah, hai sbagliato, mannaggia, ciuccio, asino, no? Allora niente, finisci e interrompi la tua ricerca. Appena finito quel dipinto, Leonardo vide in basso a destra una crepa e capì che quel dipinto, appena terminato, quel capolavoro aveva iniziato a deteriorarsi. Perché? Perché era stato fatto in un refettorio.